poi ho scoperto che loro fanno i portelli per i moduli della stazione spaziale orbitante. E da lì mi è venuto in mente di raccontare il racconto in prima persona, raccontato dal portello di questa stazione orbitante. All'inizio non capisci perché dice sono in viaggio a 16.000 km e poi in queste 24 ore è la 17ª volta che vedo l'alba e il tramonto. La LMA è un'azienda che opera nella meccanica di precisione in ambito aerospaziale. L'azienda ha subito un trend di crescita esponenziale dal 1970 ad oggi per diversi motivi. Noi figli siamo subentrati nel 1998. All'epoca l'azienda era costituita da 13 dipendenti e lavorava unicamente per il compartimento italiano, quindi per il gruppo Finmeccanica, che è il gruppo principale del settore aerospazio. Noi figli abbiamo avuto l'intuizione di immetterci su un mercato decisamente aggressivo, che era quello internazionale. Che cosa è cambiato dall'epoca ad oggi? Sicuramente l'acquisizione di nuove committenze internazionali ha permesso all'azienda un'ottima crescita, perché il cliente è diventato molto più esigente rispetto ad un tempo. È cambiato il fatto che oggi l'azienda gestisce un prodotto verticalizzato, cioè un tempo garantiva unicamente il prodotto di qualità certificato con certificati di garanzia, riconosciuto comunque secondo delle specifiche, delle qualifiche che il cliente che all'epoca ci riconosceva. Oggi invece il cliente richiede un insieme di servizi che dia a lui delle garanzie di affidabilità non solo del prodotto, ma anche di gestione completa. Quindi abbiamo capito che era necessario strutturare l'azienda in maniera diversa, cioè se volevamo rimanere sul mercato. Quindi abbiamo effettuato un'analisi interna di quelli che erano i processi, evidenziando aspetti positivi e negativi. Sui punti di forza abbiamo cercato di andare ancora più nel dettaglio per dare ancora maggiore affidabilità. Sui punti di debolezza abbiamo individuato delle azioni correttive mirate chiaramente a trovare delle soluzioni. Quali sono state le soluzioni? Sono state quelle di ottimizzare i processi, cercando di migliorare l'efficienza operativa. Abbiamo poi lavorato su, appunto, come dicevo prima, sui processi, su sistemi informatici adattandoli alle nuove tecnologie, ma soprattutto sulle risorse umane, cioè il personale è stato intervistato a tappeto, sono state valutate competenze specifiche e problematiche, eventuali soluzioni per ottimizzare appunto il sistema, e da lì sono nati dei nuovi dipartimenti. Quindi quando io vi dicevo prima gestiamo un prodotto verticalizzato, vuol dire che non diamo solo più il prodotto di qualità al cliente, ma inseriamo anche un insieme di attività che ormai i committenti impongono. Quindi parliamo di acquisizione del materiale grezzo. Un tempo noi lavoravamo esclusivamente in conto lavoro, oggi lavoriamo in conto acquisti. Gestione del magazzino, quindi è nato anche un dipartimento logistica. Si è ottimizzato e si è potenziato un dipartimento dell'ufficio tecnico, perché chiaramente i sistemi informatici rispetto a 20 anni fa sono ben diversi, quindi era necessario inserire nuove risorse e potenziare quelli che sono gli strumenti atti a garantire appunto il funzionamento dei processi e la qualità del prodotto. È stato potenziato in maniera assoluta l'ufficio collaudo con nuove risorse e nuove specifiche. Abbiamo chiaramente poi lavorato anche, non è banale, oggi sulla parte motivazionale, perché il cambiamento instaurato all'interno della struttura ha generato chiaramente
un po' di disequilibri all'interno della struttura, quindi si è lavorato anche con il personale per cercare di mirare all'obiettivo secondo delle strategie ben precise. Un tempo avevamo una proporzione di 90% di persone in produzione, un 10% di persone, come si usa in gergo, negli uffici. Oggi invece la proporzione si è ribaltata, no? Proprio perché dobbiamo garantire i servizi di cui vi parlavo prima al cliente. L'idea per il futuro è quella di aprire ancora nuovi dipartimenti che permettano alla struttura di dare ancora più un prodotto finito rispetto a quello attuale, in modo tale che il cliente veda poi nella LMA un'azienda che gestisca un prodotto completo dalla A alla Z e non debba poi ricorrere a eventuali subfornitori o altri fornitori.